Buonasera, benvenuti o bentornati sul canale YouTube SMC, il canale YouTube legato al gruppo Facebook Svapo e Musica Club. Venite ad iscrivervi, iscrivetevi, venite a seguirci, andate soprattutto sul canale di Spotify, sulla playlist di Spotify, ci mettete il cuoricino, ascoltate la musica e ci potete aggiungere anche quella che piace di più a voi. Allora, serata un po' complicata, sono onesto. Me l'avete chiesto in tanti e quindi trovo giusto proporvi un video, non una recensione dello shoe. È un prodotto fatto in collaborazione da Mario Danger e Andrea Sebastianelli. Svapo Block Mod, MD Mod, Mario Grimaldi. Mario e Andrea sono entrambi due amici. Non posso nascondervi che Mario è un amico, amico vero. Io e Mario ci siamo dimostrati in tempi non sospetti di esserlo. Ho pagato il prodotto, perché la produzione che è stata fatta non permetteva cose diverse. Ma sicuramente il mio pensiero è inficiato dal mio affetto nei confronti di Andrea e soprattutto di Mario. Questo ve lo devo per onestà intellettuale. Per me l'amicizia è una cosa alta, ma alta, ragazzi, che non vi potete neanche immaginare. Ma cercherò di dirvi in maniera oggettiva quelle che sono le caratteristiche di questo benedetto atomizzatore. Come state notando, vi sto dicendo che vi parlerò di quelle che sono le caratteristiche di questo atomizzatore. Se poi questa caratteristica la volete vivere come un difetto, ma cosa, cioè, benissimo, io vi parlerò di come è fatto, cercherò di essere il più oggettivo possibile, ok? Questo vi devo. Made in Italy. Non ne sono stati fatti un milione di pezzi e probabilmente non faranno un milione di pezzi. E ragazzi, sì, sicuramente costa 139 euro spedito a casa. Sicuramente, ragazzi, non è un atomizzatore che vi tirano dietro, come si suol dire. Non è un atomizzatore, non posso dirvi che è un atomizzatore economico, non ve lo posso dire. Ma purtroppo facendone batch così piccole, perché sì, loro hanno cercato di pubblicizzarlo, hanno cercato di fare quello che generalmente si chiama un po' di hype, eccetera, che è riuscito così. Avevo detto che sarei stato il più oggettivo possibile, ma tutto quello che dico lo dirò con estremo affetto nei confronti del prodotto e del progetto, tra l'altro, e rispetto del prodotto e del progetto. Quindi ne fanno batch relativamente piccole e, ragazzi, un conto è produrre 50 pezzi alla volta, costa un tot. Un conto è produrne 5.000 pezzi alla volta e avere una catena distributiva che prevede, che permette una distribuzione da 5.000 pezzi. Quindi costa 139 euro perché è fatto in batch piccole. Non crediate che ci siano su 139 euro guadagni così grossi, non crediate, vi prego, fidatevi, esattamente quanto vi dirò, fidatevi, non crediate, non diventeranno ricchi con questo cazzo di atomizzatore, credetemi.
Made in Italy, direi anche Made in Naples, tra l'altro, che voglio dire che già essere Made in Naples teoricamente dovrebbe costare come una cinesata, ma invece, siccome anche lì si fanno pagare, che cazzo è che dica? Sto scherzando, ovviamente, ragazzi, sto scherzando, io sono l'ultimo ad avere. Allora, i produttori sono due, Andrea Sebastianelli e Mario Grimaldi, e io non è per cattiveria, però c'ho il numero 3. E questo vi deve. Ok, dentro ci trovate in primis uno spettacolare cartellino che non serve un cazzo, voglio dire, però sia chiaro che c'è uno spettacolare cartellino con, e nel mio caso è lo 003. Dopodiché trovate, eccolo qua, trovate l'atomizzatore che adesso andremo a vedere. Qua ci sono due drip tips di cui parleremo, un vetrino di ricambio, delle spare parts, scusatemi, ho sbagliato buco, sì, ho capito che è la storia della mia vita, ma non è che dovete per forza, scusa, vabbè, delle spare parts, dove all'interno ci saranno un paio di cose, tra cui quella sbrugolina così piccolina, sbrugolina così piccolina, che servirà a fare un lavorino di precisione, che però io non ho avuto bisogno di fare e non intendo fare oggi. Vi racconto che cosa c'è da fare, ma non ho intenzione di farlo, di farvelo vedere. Dopodiché c'è un cacciavite che, e Mario lo sa, è una cagata, ma serve. Serve perché le viti di questo atomizzatore, ma serve poi, vi servirà anche per gli altri atomizzatori perché è particolarmente sottile, siccome le viti sono particolarmente sottili, onestamente si va molto bene con questo cacciavite. Ovviamente siamo sempre alla solita cosa dell'ironia, eccetera. Poi all'interno c'è un altro, mi pare che Fede abbia detto che ha messo dentro una cassetta di attrezzi, più o meno ha messo dentro una cassetta degli attrezzi. Dopodiché c'è un'altra sbrugola che serve per un'altra cosa che adesso vi farò vedere. Ok, quindi ci sono due sbrugole e un cacciavite a stella. È chiaro che poi cacciaviti a stella ne potete usare anche degli altri, purché siano un po' sottili. Ok, io verosimilmente credo che continuerò a utilizzare il mio, ma se per caso non avete un cacciavite decente, un po' sottile, adesso ce l'avete. Atomizzatore. Atomizzatore. Allora, l'atomizzatore è questo. Un atomizzatore, sullo stile, perché è inutile che ci prendiamo in giro, del FEV e di cose di quel genere, va bene? Dell'era anche come si chiama? Di Aug Vape, ok? Aug Vape? Sì, forse sì. Vabbè, di un'era, non mi ricordo come si chiamano i cinesi. Con una finitura micropallinata, che a onor del vero, nel mio esemplare 003, quindi della prima batch, non è sempre rifinito nel migliore dei modi. Ci sono un paio di segni, io ne ho uno qui. C'è una riga che passa. Ragazzi, ripeto, ho promesso che sarei stato onesto e quindi lo dico e quindi vi dico quello che è. È finito bene. Se cercate un prodotto finito benissimo, credo che vi convenga aspettare la prossima batch perché secondo me faranno un lavoro migliore. Ok? Chi invece ha piacere di avere un numero basso, perché c'è anche questo. Vedete qui c'è per esempio un segno. Ok, forse si vede. Insomma, comunque perché c'è la luce, quindi comunque sì, mi sembra che si veda. È finito bene. È finito piuttosto bene, è finito in maniera molto più che dignitosa. Se mi chiedete se è perfetto, vi dico di no, non è perfetto. Campana superiore che si toglie, ok? Campana inteso come cap. Allora, vedete che poi, vedete? Ok? Il pezzo è fatto bene, il pezzo è fatto bene.
Ok? Sopra si accede alla campana, alla sì, alla parte superiore dove ci sono, dove c'è da riempire per il liquido. Dopodiché si svita e questa è una caratteristica di questo atomizzatore che a me piace veramente tanto. L'ho appena lavato, anche se non tutto, adesso vi faccio vedere. Le filettature sono tutte molto corte. Ok? Quindi con solo due mezzi giri si apre direttamente il tank, restando la campana e tutta questa è la campana. Ora ve la faccio vedere. Che va con un sistema di O-ring, ok, ancora acqua, con il sistema di O-ring sul deck. Perché vi ho lasciato il deck aperto? Ora ve lo spiego. Quella è acqua, scusate. Perché vi volevo far vedere che all'interno io attualmente ho una coil complessa. La caratteristica di questo atomizzatore è, per me, è questa. È la campana. Una campana che da sola. Oh, l'atomizzatore è pesante, pesante nel senso pesa come un atomizzatore grosso modo qualsiasi. Ma questa parte, paradossalmente, pesa molto di più rispetto alle campane generalmente in vendita su prodotti, su atomizzatori di questo genere. Oh, badate bene che io non sto parlando né di high-end, non di non high-end, eccetera. A me non mi interessa. Il prodotto cosa costa, ve l'ho detto. Dove è fatto, ve l'ho detto. Dopodiché il valore del prodotto glielo date voi se decidete di acquistarlo. Se decidete di acquistarlo, mi fa piacere per Mario, per cose, eccetera. Io non ho provvigioni, non ho interessi, non me ne frega una beata minchia. Se lo volete comprare, lo comprate. Se non lo volete comprare, non lo comprate. Tanto, lo dico adesso e lo dirò anche in seguito, è il giocattolo nuovo di un bambino che riceve un giocattolo nuovo e che magari fra 2 mesi tornerà a giocare con il giocattolo vecchio, perché Mario e Andrea avete fatto un prodotto che ha la sua assoluta, assoluta personalità. È fatto diverso da altri che sono invece assolutamente identici a tutto il resto. Qui avete la vostra personalità. Ma non è niente che l'acqua, è una battuta che ho già fatto, l'acqua calda l'ha già scoperta qualcun altro. Questa è acqua, è calda, ma è quella che ci sono, c'è già. Ha però assolutamente la sua personalità, la sua particolarità. Questo è quello che a me piace di questo atomizzatore. Questa campana pesa almeno il doppio di una qualsiasi altra campana. Perché? Perché è più spessa rispetto al solito. È proprio più cicciona, più, ha più spessore di metallo, ok? Rispetto al solito. È fatto in acciaio 300, boh, 4, 16, 618, 420, 8626. È fatto in acciaio che funziona comunque, ve lo giuro. No, io non voglio dire che non sia importante, eccetera, eccetera. È fatto di un prodotto che funziona, punto. Questo è più che sufficiente. È fatto di un prodotto che è fatto di un materiale che lo fa funzionare. Va bene? È fatto di un metallo, ok? Che non cola, ok? È già qualcosa e che è di purezza chirurgica, quindi che possiamo metterci in bocca, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Boh. La campana è la cosa particolare, sia come sviluppo all'interno, come vedete è molto 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 stretta e piuttosto alta, ma vi ricordo che essendo il deck così profondo, e vi ricordo che ancora c'è la parte che va sotto, ok? Finisce per avere una camera molto piccola, molto ristretta, ma qual è la figata di questo coso? Per me è la figata vera. È che tutto questo spessore vi permetterà di alzare molto le temperature all'interno senza che l'atomizzatore ne abbia a perderne o a rendere bollente l'atomizzatore, perché questa cosa qua è molto spesso. E questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica sono, vedete quei due forellini? Quei due forellini che ovviamente si ripetono all'interno della campana. Sono i due forellini attraverso i quali gocciola il liquido. Il liquido gocciola per un sistema di attraverso un sistema di
di sottovuoto, cioè a mano che voi aspirate il vapore, l'aria che c'è all'interno, clac, questi cosi gocciolano, risolvendo, se mi permettete, il problema che ho, no, non il problema, scusate, risolvendo la caratteristica che ha il FEV, che ha bisogno di essere cotonato in una certa maniera o che ha bisogno dei suoi driver, ok? Per poter far colare il liquido in maniera corretta. Io di questo ve lo giuro, tutto potrò dirvi di male di questo cazzo di atomizzatore, ma non ho mai avuto un problema di alimentazione. Ok? Bene. Volendo, con quella brugolina piccolina che c'è lì all'interno, avete la possibilità di chiudere uno di quei due, di quei due forellini. Non ho avuto la necessità di farlo mai. E sono 4 giorni, ragazzi, che gli faccio le pulci su ogni. Se vi dico quante rigenerazioni ho fatto in 4 giorni, se vi dico quanti liquidi ci ho provato, probabilmente non mi credete. Invece, siccome volevo fare questa cosa, e siccome so che sono di parte perché voglio bene a Mario, perché voglio bene a... Volevo essere il più oggettivo possibile. L'ho provato con 3.000 robe. È chiaro che vi dirò quello che penso del gusto. Ma tutte quelle che sono le cose, cercherò di dirvele tutte, tutte, prometto. Dopo ci sarà roba che mi dimentico, per carità, non lo so. Ma cercherò di essere... Non ho avuto problemi di... alimentazione. Questo non ha dato mai secco, non ha dato mai cosa. Dopodiché, se uno... Adesso mi dispiace dirlo, ma se uno non sa rigenerare, vabbè, scusa, no, si vive benissimo senza saper rigenerare. Ma non importa, però nel caso in cui vuoi sapere questo, impara a rigenerare. Passiamo al deck. Allora, il deck, come vedete, in questo momento ha una coil complessa all'interno che io adesso toglierò, anche se non sarebbe necessario togliere. Quindi butto via una Nano Alien di Isaac, che ringrazio perché me l'ha regalata, ok? Per farvi vedere un'altra cosa, come vedete, dunque, è un ha il funzionamento di un BF. Perché? Perché sulla campana, ve lo facevo vedere solo dopo, sulla campana c'è il foro dell'aria come in un BF che andrà, poi vi farò vedere, che andrà centrato con la coil, ok? E l'atomizzatore prenderà l'aria da davanti, la coil verrà investita d'aria dal davanti, non dal di sotto come siamo abituati sui tank normalmente. Che cosa succede a fare questa cosa? Succede, secondo me, ed è il mio parere, ok? Il mio parere è che così la resa sia più reale, reale. Più veritiera, più corretta. Questo è il mio pensiero, non è la verità, è il mio pensiero. Che cosa succede però? Succede che quel tipo di canalizzazione del come si chiama, dell'aria generalmente nei tank rende il tiro più succoso, più fluido, più, quindi il gioco di questo atomizzatore, ed è la caratteristica migliore e peculiare di questo atomizzatore, è che essere riusciti a produrre un tank con lo sviluppo e il sistema dell'aria di un BF, riuscendo ad ottenere un tiro fluido tanto quanto, se non meglio, di un qualsiasi altro tank, io al momento un tank con un tiro fluido come questo non l'ho ancora provato. Meglio del Major, meglio dello Small Blind, che sono i due atomizzatori che per me hanno il tiro più fluido che io abbia provato. Credo di essere abbastanza chiaro. Quindi, caratteristica è l'aria frontale, la chiusura come un BF, ok? Come il FEV, come quel che l'è. E quei due forellini da cui poi vi farò vedere che anche se lo togliete non cade liquido. Poi parliamo di questo perché poi c'è anche qualche cosa. Sulle due torrette, che ripeto sono frontali, ci sono due forellini. In quei due forellini, in questa batch, purtroppo se infilate il filo 28 gauge, se andate a stringere il filo si taglia.
probabilmente c'è stato. Probabilmente io spero che. Credo che nelle prossime batch comunque miglioreranno questa cosa, ma probabilmente c'è stato un errore. Ok? E capita, va bene? Un errore nella tolleranza e quindi se infilate il filo singolo all'interno, il rischio è che andando a stringere possiate tagliare il filo. Se invece ci mettete un filo complesso come questo, funziona perfettamente, potete stringere quanto cazzo volete, che problemi non ne avete. Ma, come ci sono altri trick da fare in qualche altro atomizzatore, anche in questo caso c'è una soluzione relativamente semplice per ovviare a questa cosa poi, tra l'altro, giustamente, essendoci le teste delle viti ampie, voglio dire, perché non usare le teste delle viti ora scendiamo un secondo, lo rigeneriamo e speriamo di accorciare anche questa cosa, però abbiamo già detto tante robe, eh. Arrivo. Allora, ecco il deck. Ok? Qui i grossi segni di lavorazione non ci sono. Io quando l'ho aperto, guardate, vi dico la verità, non ho trovato né grossi odori né grosso segno di lavorazione, niente. Le viti all'interno, come si chiama, scivolano molto bene. Il pezzo è fatto bene ingegneristicamente parlando. Potremmo stare un po' a discutere su alcune finiture, questo è quello che cercavo di dirvi prima. Ok? Dopodiché prendete 5 belle spire di Cantal 28 Gauge, va bene? E appoggiate il coso, appoggiate la coil, appoggiate il jig, quello che utilizzate sui supporti che servono. Prendete un cavo, lo passate sopra la testa della cosa per comodità, ok? Fatgli fare il giro che fa giustamente per seguire l'andamento della vite, va bene? Così vi esce meglio. Prendete l'altro cavo, lo passate attorno alla testa della vite, lo girate, ok? Mi sembra che sia tutto piuttosto chiaro. E sistemate la coil, va bene. Qui adesso potete girare quanto volete perché la coil è fissa, ok? Sia qui che qui. Adesso qua io faccio con la pinza perché vado meglio, ok? Perché io c'ho, siccome fa anche caldo, c'ho le cose sudate. Volete dare una mezza sistemata alla coil per quanto sia necessario? Non è necessario, la coil va più che bene così. Eccola qua. Coil da 1 e 2. 1 e 5, 1 e 2. Ok? Gli diamo un'attivatina così. La misura, ragazzi, no, non la potete sbagliare neanche se volete, va bene? Va bene, vi piace come ho fatto la coil? Vi piace? Venuta bella? L'altezza è quella. Ok? Ci mettiamo un po' di cotone. Ci mettiamo un po' di cotone. Che cotone ci mettiamo? Il Fiber Frix. Perché? No, come si chiama? Quello col coso, non mi ricordo. Il Viper, il Cotton Bacon. Perché? Perché c'ho quello. Fate una punta, non serve tanto cotone perché tanto vi serve pochissimo cotone. Bene, adesso che c'è il cotone, vi accorgete che qui è leggermente troppo stretto, allora gli date una leggera apertura. Va bene? Ecco. Così non facciamo gli hotspot, ok? Perfetto. Quanto cotone va? Poco. Pochissimo. Quindi, proprio a filo, perché tanto il cotone cascherà da sopra. Ora potremmo prendere il calibro e vedere se sono pari, ma
Non cambia tantissimo, ok? Quello che è importante, se qualcuno di voi ha usato il BF, è questo. Quando lo infilate sotto, portatelo indietro di modo che andate a coprire la leg. Perché? Perché così qui non prenderà troppo calore, restando anche in quel punto, come si chiama? Ben irrorato perché coperto dal cotone. Ok, vedete che sto andando a coprire qui la leg? Ok, è difficile? No, non è difficile. Molto bene. Ragazzi, ci sto svapando questo. Perché? Perché mi ci sta piacendo un casino questo. Va bene? Quindi lo riempio di nuovo con questo. Attiviamo. Adesso qui c'è una figata assoluta che io devo trovare il sistema per farvi vedere. Lo vedete questo scansino qui? Perfetto, esatto, sì, l'avete visto. Mettiamo un altro po' di liquido. L'avete visto? Quello scansino lì è proprio giusto il punto dove va puntata la presa dell'aria. Vedete che sono allo stesso punto. Tac, e va chiuso. Va che lavoro, eh? Va che lavoro, eh? Bene, dopodiché vetrino, cap, si chiude. Vedete che si fa solo proprio mezzo giro per chiudere. Bene, io non so dirvi se questa è una cosa che loro dopo sistemeranno, eccetera, perché per me, ve lo giuro, per me questa è una gran figata. Il fatto che sia così corto da chiudere, per me è una gran figata. Dopodiché ci mettete il liquidino, va bene? Se volete fare le cose per bene, perché avete paura, eccetera, mettete un ditino, dov'è? Mettete un ditino sulla presina della rina, ok? Così siete sicuri di non fare nessuna pisciatina. Però io sinceramente, per ricaricarlo la prima volta, problemi di sovralimentazione non ne ho mai avuti. Mentre poi dirò una cosa. Adesso qui ci mettiamo il drippy tippy. Dunque, ci sono due drippy tippy. Uno è fatto a punta e per me, vi dico la verità, è troppo stretto. Io proprio non riesco ad usarlo, proprio non ce la faccio ad usarlo. Vedete? È troppo stretto. Mentre, cioè è troppo sottile, ok? Mentre il suo. Scusatemi, ho finito la batteria del tablet, cioè si è finita la batteria del tablet e si è bloccato. Scusate. Allora, stavo dicendo, questo è un drip tip, va bene? Che a me purtroppo non mi piace granché. Mentre il suo drip tip, pur essendo in metallo, ok? Che non è più esattamente il materiale che io amo di più in assoluto, è come misura sulla bocca, come misura del. E per me è il limite del perfetto. Proprio siamo sui limiti del perfetto. Ok? Bene. Anche il foro centrale. Non vi nascondo che c'è stata una persona che mi ha detto che il foro non era preciso. Però queste sono cose, ripeto, che dipendono dalla costruzione. Artigianale, lo so che poi mi rompete le scatole, ma comunque fatta in piccola scala, quindi magari possono succedere degli errori. Non preoccupatevi, che se dovesse essere cose di questo genere, sono sicuro che Mario e Andrea sono due bravissimi ragazzi, gentili, eccetera. Ok? Questo è il pezzo rigenerato. Vi faccio vedere l'ultima cosa da qui, che è questo, che è quella cosa a cui serve la brugola grossa. Perché questo è un foro dell'aria intercambiabile. Io sto utilizzandoci l'1.2. Ce ne sono diversi modelli, fino a 1.5, addirittura 2 forse. Poi c'è da 1.08. Ragazzi, dai, lo sapete che non è questo il posto della tecnica. Ci sono comunque due tiri molto più larghi, molto più stretti rispetto a questo, o almeno uno, e poi due mi pare più larghi. A me l'1 e 2 per un tiro di guancia io trovo sia perfetto. Ok? È il mio tiro. Quindi, comunque avete visto, basta cambiarlo. Li trovate dentro alla bustina delle spare parts, vi trovate tutto quello che volete.
Ora andiamo su e svapiamo. Allora, homosexual box, però a me piace un casino e secondo me insieme ci stanno anche piuttosto bene. La coil è uscita da 1.01, va bene. Il, guardate, vediamo se riesco a farvi vedere meglio da qua. Vedete quel taglietto lì? Vedete che è in corrispondenza con il foro dell'aria. Io vado, è buonissimo. Sentite. Fluidità di tiro, ragazzi, eccellente. A mio parere, aromaticità strepitosa. Tra l'altro, guardate, facciamo una cosa, perché poi ripeto, questa roba, io prima andavo a 13 e gli davo circa 3,6 volt, va bene? Adesso salgo a 15, gli sto dando 4,30, ok? E così sento come cambia l'aroma. Ovviamente mi ammazza completamente la nota fruttata di un Latakia al cedro, va bene? Me la ammazza completamente perché alzando così tanto la temperatura la frutta muore, ma esce tutta la parte tabaccosa. Per me questo liquido di TNT Vape è un capolavoro, infatti farò il video appena dopo. È ricco, è organico e uso la parola organica perché non so per quale motivo, ma si sente in maniera particolare la nota fogliosa, proprio di foglia, va bene, dell'Latakia. Mi piace tantissimo. Tra l'altro adoro questa sensazione di cedro, assolutamente non limonato, assolutamente non, come si chiama, non dell'ast, ma cedro. Questo è un liquido buonissimo e qua dentro, ragazzi. Allora, se volete un prodotto con una personalità spiccata, con un modo di funzionare leggermente diverso dai soliti, non la presa dall'aria da sotto, non la solita coil centrale, no? Con delle sue caratteristiche, e siete pronti, ok, ad accettare che è un prodotto fatto in maniera, ok, in maniera, in modo di una persona che fa il prodotto un po' alla volta, eccetera, eccetera. Secondo me avete vinto con questo. Voglio che sia ben chiara questa cosa. Non è, ripeto come ho detto prima, la scoperta dell'America. Non è la scoperta dell'acqua calda, non è un prodotto che vi serve, non è un prodotto che dovete assolutamente comprare. Lo comprate se avete voglia di fare collezione, se avete voglia di avere un giocattolo nuovo, se avete voglia di eccetera. Ma è questo un prodotto come molti altri, va bene, con un suo carattere, ripeto, e questo per me è fondamentale, nel senso che è un prodotto come altri, ma non come tutti gli altri, va bene? È il giocattolo di un inscimmiato come me, o comunque di un bambino a cui arriva il giocattolo del giorno, che è il più bel giocattolo del mondo, perché in questo momento per me è il più bel giocattolo del mondo, ok? Ma che poi probabilmente ci sarà altro. Ci sarà altro. Ci sarà altro. Semplicemente ci sarà altro. Semplicemente ci sarà altro.
si tornerà indietro, si andrà avanti, ci sarà di meglio, ci sarà di peggio, ci sarà da tornare indietro, non è una roba che vi serve, niente, non vi serve più niente, a salvo che non siate il vostro primo atomizzatore rigenerabile. E a me quasi quasi mi verrebbe da dirvi che forse vi conviene provare con qualcosa di più economico e più semplice. Più economico e più semplice, se siete il primo rigenerabile. Se invece avete la voglia di avere un prodotto nuovo, avete, qua per me questo è un buon prodotto. Dopodiché, magari se qualcuno poi si lamenterà perché no, ma la micropallinatura non è perfetta, eccetera. Ma siamo veramente sicuri che su questi prodotti servano le finiture dei prodotti della NASA? Servano le... Perché, cioè, veramente mi cambia così tanto che ci sia quello striscetto che vi ho fatto vedere prima? Tra l'altro non so neanche se l'ho fatto io adesso. La verità è che non so neanche se l'ho fatto io, ma siccome io sono un po' stato attento, ho provato a starci attento. Vedete quel segnetto lì? Sì, lo vedete. C'è quel segnetto lì. E sicuramente qualcuno potrà dire no, ma non è perfetto. E quindi ve lo voglio dire. Però è una figata. Ha un tiro, ragazzi, che è meraviglioso. Ha un tiro meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. Io in questo periodo sono così attento a questa cosa del tiro, non so per quale motivo. Ma è meraviglioso, ha un tiro meraviglioso, ha un'aromaticità stupenda. A che cosa è adatto? Ragazzi, ci ho messo dentro di tutto, ci ho messo dentro le creme, ci ho messo dentro i chiari, ci ho messo dentro un single, ci ho messo dentro dei singoli chiari e scuri, ci ho messo dentro singoli, cioè scusami, scuri complessi, ci ho messo dentro. Per me il suo campo è questo: aromatizzati scuri. E gli aromatizzati scuri ce li potete mettere sia fruttati che cremosi. Perché? Perché questa peculiarità di questa campana così grossa vi permette di giocare con le temperature. Questo è il trucco di questo coso qui. E non tutti lo possono fare. Io l'ho tolta la coil complessa. Generalmente io non sono un amante delle coil complesse. Perché non sono un amante delle coil complesse? Non sono un amante delle coil complesse perché dentro alle camere degli atomizzatori per lo svapo di guancia, tutta quella superficie riscaldata produce comunque un calore intenso. E per chi ama svapare i tabacchi asciutti come piace svaparli a me, tutto quel calore fa male ai tabacchi. Fa male ai tabacchi. Più riscaldati i tabacchi, più, scusa, fa male per il mio gusto. Più riscaldati i tabacchi e più tendono al dolce. Vi piace il dolce dei tabacchi? Scaldati i tabacchi. Ma a me che piace l'asciutto dei tabacchi. Io svapo sempre molto basso. Ok? Io vado addirittura a 12 adesso. Per poi scoprire che era 13 la temperatura che mi piace. Ma la sento subito. Ma la sento proprio subito. Ragazzi, questo video è sicuramente lungo. È sicuramente lungo perché boh, penso sia il primo video di questo dell'atomizzatore. D'altronde ho il numero 3 e probabilmente era giusto che ci fosse il mio come primo intervento. Sono pronto a qualsiasi critica. Spero di aver dimostrato che volevo essere il più trasparente possibile anche con voi. Vi ho detto che io è un atomizzatore a cui sono affezionato. Ok? Però credetemi se vi dico che è buono. Credetemi, è buono. È buono e soprattutto caratteristica principale è la fluidità di tiro. Se vi piace la fluidità di tiro, ragazzi, non voglio dirlo, ma se vi piace la fluidità di tiro, qua c'è e ce n'è tanta, proprio tanta. Ah!
È chiaro, ragazzi, vedete che non cola, ci sono i forellini sotto, vedete che non cola, è chiaro, ragazzi, che se cominciate a scuoterlo, ovviamente scende. Ma lui praticamente sviluppa un vuoto all'interno, per cui anche se togliete la campana, non cola. E poi non fate altro che ricercare il forellino, ma insomma nel caso basta che guardate la cosa, e il forellino, e ci mettete davanti, tac, e tornate a svapare. Sempre per completezza di informazione e sempre per onestà, quando andate a fare la ricarica da già rigenerato, se dovete ricaricare, il consiglio è quello di mettere chiedo scusa, un ditino davanti alla presa dell'aria, perché altrimenti, ovviamente, perdendo il vuoto, poi avete i primi 7, 8, 10 tiri che sono sovralimentati, perché ovviamente prendendo il vuoto lui cala e ovviamente scende nella cosa. Mi raccomando, ragazzi, si tratta. Poi è chiaro che se cominciate a vuotarlo, rischiate che perda. Adesso non sta perdendo niente, ragazzi. È qua, ok. Ma se togliete il vuoto e poi andate, quindi lui si è riempito, la camera si è riempita e poi andate a muoverlo, c'è il rischio che vi pisci. Vi pisci dei gocci, mi raccomando. Se invece avete l'accortezza di tenerlo dritto e poi andare a svapare, quindi andare a consumare un po' del coso, il problema non si pone. Si tratta di un'accortezza, ragazzi. Poi, ripeto, io ho voluto essere il più trasparente possibile. Se questa cosa la vivete come dei difetti, ben venga, nessun problema. Io ho parlato di un atomizzatore che reputo valido. Ok? Grazie di avermi seguito, scusate la lungaggine, però insomma, ripeto, oggi abbiamo detto tante cose. Iscriveteci, seguiteci, mettete un like, mettete un dislike, porconatemi nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!